iniziamo a questo punto. Sto in piedi un istante, così poi ci mettiamo, siamo qui in parata. Allora, sapete che oggi c'è la manifestazione a notte del ricercatore, adesso non è ancora notte, ma ci sono un bel numero e una bella articolazione di iniziative. Il progetto è un progetto che nasce dalla volontà dell'Unione Europea e ha come obiettivo quello di stimolare il dibattito, i giovani in particolare, insomma più in linea generale, di fare un po' di luce su qualche cosa che di solito visto dall'esterno non è così semplice da comprendere, cioè qual è il lavoro che si fa nella ricerca a livello di università e non solo a livello di università, al di là della didattica e di tante altre funzioni che sono forse più semplici da capire per una persona che sta all'esterno di questo meccanismo relativa agli istituti universitari. Noi siamo qui in quest'aula, io non c'entro nulla perché sono anche io un ricercatore, sono un sociologo del Dipartimento di Scienze Umane, quindi non c'entro nulla, perché qui dentro siamo, in mezzo a dei colleghi che sono tutti ricercatori, direi il punto che vi unisce è il Dipartimento di Scienze Giuridiche, ovviamente dell'Università di Udine. E quello che facciamo oggi è di fare una carrellata, una breve presentazione della persona, ma soprattutto del tipo di ricerca che fa, non tanto per affrontare i contenuti, che ovviamente è impossibile in pochi minuti, ma per cercare in qualche modo di dare un'idea di che cosa possa significare fare ricerca in campo giuridico, perché è abbastanza semplice comprendere che cosa voglia dire fare ricerca in campo biologico, chimico o fisico o quant'altro, perché è ovvio, no? Ci sono delle cose che balzano all'occhio. Un campo specifico e particolare come questo, che da un lato è teorico, anche altamente teorico, da un lato è molto pratico perché influisce sulla vita delle persone fortemente, ecco, in un ambito come questo forse non è facilissimo capire che cosa significa fare ricerca. Ho smesso di parlare, io passo la parola a Silvia Bolognini, si occupa, se non sbaglio, se non dico male perché io di solito faccio errori, di diritto agrario. Il diritto agrario, che ha un po' la funzione di introdurre i colleghi in maniera da avere una mappa di chi fa cosa e che cosa in qualche modo affronteremo. Poi naturalmente nel corso della presentazione ci saranno delle domande, adesso vediamo come ci organizziamo. È ovvio che in qualsiasi momento, se ne avete voglia, avete la facoltà di parlare, perché questa non è una lezione magistralis, è un colloquio se si può, per cui sentitevi liberi di porre delle domande se questo è il caso. Ok, Silvia, andiamo. Grazie Claudio. Allora, innanzitutto io ho il compito di portarvi i saluti della nostra direttrice del Dipartimento, la professoressa Rollo, che si scusa ma era impegnata in un'altra sede, quindi non potrà essere presente. Ovviamente la professoressa Rollo, tramite me, chiede di ringraziare tutti i colleghi presenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche che si sono resi disponibili a contarsi oggi e anche la voce che si aggiunge alle voci dei nostri ricercatori, che è quella del dottor Claudio Melchior, che è un esperto di comunicazione al quale abbiamo proprio affidato il compito di condurre questa sorta di racconto e di intervista. Quando ci hanno chiesto di partecipare alla notte dei ricercatori, noi ricercatori del Dipartimento di Scienze Giuridiche abbiamo riflettuto a lungo su cosa avremmo potuto fare e alla fine abbiamo deciso di rinunciare a idee come congressi, convegni, lezioni che avrebbero potuto suonare un pochino come autoreferenziali e abbiamo optato per questa formula che sostanzialmente prevede da parte nostra la disponibilità a raccontarci con molta umiltà e a spiegarvi un po' per quale ragione abbiamo scelto di fare questa tipologia di ricerca nel campo del diritto, ovviamente nelle varie declinazioni del diritto, perché tra breve vi presenterò i colleghi, ognuno di loro si occupa di un ramo specifico del diritto e abbiamo deciso di farlo proprio attraverso le loro voci, ciascuno di loro ci porterà la propria esperienza e ovviamente si mette a disposizione eventuali domande, osservazioni critiche, riflessioni, quindi sentitevi liberi di avere con noi uno scambio diretto senza problemi. I colleghi che sono qui presenti sono il dottor Francesco Bilotta, ricercatore di diritto privato. Vi indico l'ordine di posizione al tavolo, non l'ordine completa del ramo. Il dottor Marco Giacomelli, ricercatore di diritto processuale civile. Il dottor Giuseppe Manzanti, che è ricercatore di storia del diritto medievale e moderno. Il dottor Federico Costantini, ricercatore di filosofia del diritto. E infine Dimitri Girotto, che è un dottor Dimitri Girotto, che è ricercatore di diritto costituzionale.
Come vedete, tutti si occupano di rami del diritto che, soprattutto in questo momento particolare, secondo noi focalizzavano molto bene l'importanza del diritto nella quotidianità. Secondo noi è importante questa tipologia, che molto ancora abbiamo pensato anche per un'altra funzione, quella di sensibilizzare proprio i giovani verso lo studio del diritto. Per noi è importante, soprattutto in questo momento storico di grande confusione, confusione istituzionale, confusione economica, sociale, etica, il diritto ha un'importanza notevole. Noi cercheremo, raccontandovi un po' la nostra storia, di farvi capire il perché e anche quali sono le applicazioni pratiche delle nostre ricerche. I ricercatori che sono qui presenti sono tutti anche incaricati di docenza presso i corsi di studio dell'ex facoltà di giurisprudenza e dell'ex facoltà di economia. Molti di loro sono professionisti, alcuni sono anche romandieri, anche infatti, sorride, per cui avete modo con loro proprio di avere uno scambio su quella che è la loro esperienza. Un'ultima cosa devo dire, anzi due cose. La prima cosa devo ringraziare voi che siete intervenuti come pubblico, devo ringraziare i colleghi che si sono messi a disposizione, devo ringraziare il dottor Claudio Mecchio per averci dato la disponibilità e per esserci proprio, insomma così, averci dato la disponibilità di aiutarci a condurre questo incontro. Devo un ringraziamento enorme, in particolare, come ne vogliono gli altri colleghi, al dottor Pilotta e al dottor Costantini, con i quali ho avuto il piacere di organizzare questo incontro. In particolar modo dobbiamo ringraziare il dottor Costantini perché a lui dobbiamo tutta la parte grafica, quindi locandine, slides, tutto il lavoro è stato fatto da lui. L'ultima cosa per me più difficile è questa candela che vedete accesa sul nostro tavolo. A noi per ricordare una ex studentessa nostra, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa, non riteniamo opportuno menzionarla, ricordarla qui perché non ci pare il luogo adatto. Faremo presto come dipartimento un'altra tipologia di iniziativa. Questa candela vuole essere semplicemente un gesto simbolico per dire a voi che noi non l'abbiamo dimenticata. Grazie. Claudio, passo a te. Non c'è altro da aggiungere, chiedo solo una cosa, si sente là dietro con il microfono? Sì, siamo a posto, ok. Allora io passo subito la parola a Federico Costantini, che si occupa di una materia che ha una certa difficoltà di definizione, che è l'informatica giuridica. Anche i colleghi hanno difficoltà, penso, a comprendere che cosa significhi. E chiediamo a lui di presentarci un po' il lavoro, che cos'è la ricerca nel campo dell'informatica giuridica e quali sono, anche se vogliamo, gli impatti che questo ha sulla vita delle persone, al di là di quello che è l'aspetto teorico, l'aspetto della ricerca di tipo appunto teorico. Buonasera a tutti e grazie Claudio, Silvia, grazie a voi. In effetti le domande a cui devo rispondere sono essenzialmente due o tre. Prima domanda è: cos'è la filosofia del diritto? È una prima domanda. La seconda domanda è: cos'è l'informatica giuridica? E la sottodomanda è: cosa c'entra con la filosofia del diritto? La terza domanda è: perché studio questa materia strana un po'? E forse c'è anche una quarta domanda, vediamo se c'è spazio per cercare di capire o cercare di spiegarvi perché può essere interessante oggi affacciarsi a questa materia. La prima domanda mi viene fatta di solito quando dico cosa faccio, cos'è la filosofia del diritto, mai sentita nominare. In realtà è un po' un dramma, tra virgolette, esistenziale che vivo o con i filosofi o con i giuristi, perché io con i filosofi dico sono avvocato, con i giuristi dico ma io sono un filosofo. Quando non capiscono quello che dico, ho sempre una scusa pronta, diciamo. E questo è molto comodo, in effetti. Però, in realtà, questa materia ha una ragione di esistere che travalica un po' quelli che sono i luoghi comuni a cui siamo abituati a pensare. E nel corso di quello che sarà l'intervento dirò qualche nome che si trova anche su Wikipedia, quindi, insomma, non c'è niente di che spaventarsi. Diciamo che posso, per spiegare cos'è la filosofia del diritto, è interessante pensare all'esperienza quotidiana come all'esperienza del potere.
potere a cui ciascuno di noi è soggetto e il potere che in qualche modo ciascuno di noi ha nei confronti degli altri. E qui viene in mente in qualche modo l'affermazione, il classico argomento di Trasimaco che Platone cita nella Repubblica, in cui dice che la legge cos'è in fondo? La legge è semplicemente il potere del più forte. Molto semplicemente non è nient'altro che il più forte che ci dice cosa fare. Questa spiegazione molto semplice che è stata data 2400 anni fa, in realtà è una spiegazione che a ciascuno di noi forse non sta così comoda, non è così semplice da accettare. E in effetti diciamo che ci sono dei problemi, noi anche nella vita quotidiana pensiamo, parliamo, sentiamo la nostra panneria al bar o parliamo con le persone che conosciamo e diciamo loro che comandano e noi no, che subiamo. E questo rapporto tra noi e il potere in qualche modo nel corso, quindi da vicino, nel corso della storia del pensiero, soprattutto nel Novecento italiano, ha avuto due versioni. Due versioni secondo cui la legge era ridotta, cosiddetta il diritto era ridotto o a economia o a etica. Era ridotta a economia nel senso che molto semplicemente il potere del più forte non era altro che il potere di chi aveva il potere economico, quindi il diritto ridotto a economia. Questo era Benedetto Croce. Il secondo a ridurre il diritto a qualcos'altro era Giovanni Gentile, che disse che sostanzialmente il diritto non è altro che etica, l'etica dello Stato. E qui noi vediamo che questi due filosofi, e sono due filosofi che hanno detto cose molto interessanti dal punto di vista della filosofia del diritto, questi due filosofi sostanzialmente hanno negato l'esistenza della filosofia del diritto, hanno negato l'esistenza del diritto e le conseguenze in qualche modo si sono viste. Si sono viste molto semplicemente con totalitarismo, le leggi razziali, i campi di concentramento e la guerra. Sostanzialmente, quindi, la filosofia del diritto serve. Serve perché? Perché ci pone delle domande. Ci pone delle domande che sono abbastanza semplici nella loro formulazione. Perché esiste il diritto? Se il diritto esiste e quindi si può ridurre o a un interesse economico o ai valori dello Stato, oppure se il diritto ha a che fare in qualche modo con ciò che siamo noi come persone e ciò che dovrebbe essere la nostra esperienza di vita in società, quindi anche in qualche modo cos'è lo Stato. Non so se Claudio vuole interrompermi, se posso proseguire. Vale. Cosa c'entra a questo punto con la filosofia del diritto e l'informatica giuridica? E qui in effetti è un'altra domanda che mi viene fatta. E questa domanda, a questa domanda si può rispondere anche qui, diciamo, con una specie di prospettiva storica. L'informatica giuridica sembra una cosa nuova, fantascientifica, eccetera, ma in realtà è vecchia. È nata negli anni 50 e in Italia è arrivata poco dopo, negli anni 60. Sostanzialmente all'inizio era semplicemente l'applicazione della tecnologia, cioè dei computer, alle leggi. Noi abbiamo, dicevano gli americani, tante sentenze, dobbiamo metterle, dobbiamo ordinarle, non sappiamo cosa fare, è arrivato uno e ha detto, beh, usiamo i computer. E hanno cominciato loro per primi a catalogare le sentenze e noi oggi cataloghiamo e archiviamo le norme. Se voi andate su internet vedete che c'è un sito che si chiama normativa con due T. It, e lì ci sono tutte le leggi italiane disponibili gratuitamente. Questa è una prima versione molto semplice di informatica giuridica. La seconda versione di informatica giuridica la possiamo pensare pensando a quello che è l'elemento simbolo di quello che è la società dell'informazione, cioè il software. Il software all'inizio non era un bene giuridico, quindi tutti potevano copiarselo come volevano. Poi nel 93 il legislatore è intervenuto con una norma a tutela del diritto d'autore. Questo si chiama più che altro il diritto dell'informazione, non è vera e propria informatica giuridica, ma diciamo è un passaggio intermedio. La vera e propria informatica giuridica è una cosa un po' più difficile, un po' più recente e nasce nel momento in cui noi cominciamo a pensare al diritto in termini informatici. Pensare al diritto in termini informatici significa ridurre il diritto. Se Benedetto Croce aveva ridotto il diritto a economia e se Giovanni Gentile aveva ridotto il diritto a etica dello Stato,
l'informatica giuridica in certo senso riduce il diritto a informazione. È un'istruzione che noi riceviamo dal sistema, come se fossimo dei transistor, come se fossimo degli operatori. È un'istruzione che noi riceviamo perché ci dice, in cui ci dice cosa fare. Molto semplicemente è un algoritmo. L'intero diritto, secondo questa ricostruzione, non è altro che un immenso algoritmo, un immenso foglio di Excel, di cui noi siamo semplicemente una casella. Questo tentativo teorico e anche teoretico di riduzione è in un certo senso comodo per spiegare tanti fenomeni dell'ordinamento giuridico, per esempio la teoria delle fonti, però in realtà in qualche modo sentiamo, almeno io percepisco, che c'è qualcosa che non funziona anche qui. Io francamente non mi sento un transistor, non mi sento un operatore logico, penso di essere una persona, penso di essere tendenzialmente libero in quello che faccio e quindi rifiuto l'idea di essere una macchina che viene condizionata nella sua condotta, nel suo essere. E la cosa interessante è che questo tipo di pensiero traduce e trascrive lo stato da quella che era l'immagine di Thomas Hobbes, cioè il Leviatano, una macchina che suo mostro mostruoso era rappresentato nella Bibbia, la traduce, la trasforma in una specie di macchina machinarum cosiddetta, cioè una specie di cervello elettronico che condiziona la società, che in qualche modo la imprigiona in un fascio di istruzioni e quindi condiziona con essa anche la nostra condotta. In questo scenario, che è tecnotronico, artificiale e sostanzialmente costruttivistico, posso entrare e dire perché per me è affascinante questo tipo di pensiero, il fascino del male in un certo senso. E per farlo vi posso citare Internet. Se noi pensiamo a Internet, in fondo è una rete, ma è una rete che ha scompaginato quelle che erano le tradizionali categorie con cui eravamo abituati a pensare al diritto. Pensiamo al diritto inteso come lo Stato e la sovranità, ma Internet travalica i confini, rende difficile un controllo territoriale sulle informazioni. Pensiamo al diritto come qualcosa di verticale, lo Stato e noi, il sovrano e il sudditi, ma in realtà Internet è orizzontale e quindi anche queste logiche sono fallimentari, non riescono a spiegare quello che è Internet. In realtà l'informatica giuridica non è tanto Internet, ma per dare un'idea di quella che è la prospettiva attuale, vi posso dire questo. Certo, Internet è una rete, ma pensiamo ad altri due tipi di rete che esistono in noi e intorno a noi. Dentro di noi c'è una rete, ed è la rete in cui è composto, con cui è composto il cervello. Anche il nostro cervello in qualche modo è una rete. E pensiamo alle nostre reti di relazioni, quello che noi, le persone che noi conosciamo, sono delle reti di conoscenza. La prospettiva più attuale dell'informatica giuridica è appunto nello studio dell'interazione tra queste tre reti, quella tecnologica, la topologia della rete, quella relazionale, la topologia delle nostre relazioni umane, e quella cognitiva, la rappresentazione del nostro modo di pensare come una rete neuronale. Se noi pensiamo a questo, riusciamo a capire la ragione, almeno se sono riuscito a spiegarvi la connessione tra questi tre elementi, allora forse avete capito perché in qualche modo mi affascina questa prospettiva. E adesso posso dirvi quella che è in qualche modo la ragione per cui anche voi dovreste in qualche modo pensare informatica giuridica come un problema di ricerca. Vi posso citare un esempio, l'esempio di un ragazzo che si chiamava Aaron Schwartz, che nel gennaio di quest'anno si è suicidato perché era accusato dal governo americano di avere trafugato dei dati da una banca dati di tipo accademico. Questo episodio, nella sua drammaticità, è interessante perché svela in qualche modo quello che è il rapporto tra
la tendenza verso la condivisione delle risorse e la tendenza verso quella che è il controllo delle informazioni. C'è da una parte l'apertura, il dialogo in qualche modo, l'interconnessione, l'intersoggettività, dall'altra parte abbiamo invece la tendenza a controllare i flussi informativi, a restringerli e a preservarli, a conservare le informazioni. Questo dualismo tra condivisione e controllo noi lo vediamo sotto diversi punti di vista. Pensiamo al peer-to-peer e al filtraggio del traffico telefonico, pensiamo al social network e al fatto che noi siamo in qualche modo oggetto di commercio, le nostre informazioni vengono commercializzate, quindi vengono controllate e poi rilasciate a pagamento. E quindi se noi pensiamo alla società dell'informazione con questo dualismo, condivisione, controllo, vediamo come attraverso questa chiave teoretica possiamo leggere appunto il nostro rapporto con la tecnologia dell'informazione. A questo punto però sorge la domanda con cui concludo, e la domanda è: allora noi chi siamo? Chi sono io? Noi siamo semplicemente siamo delle persone, carne e ossa, degli esseri umani. Siamo delle macchine cognitive, quindi siamo controllabili attraverso delle istruzioni, attraverso delle operazioni logiche, oppure siamo semplicemente un aggregato di informazioni e di noi ciò che interessa è semplicemente cosa abbiamo fatto ieri, oggi o cosa faremo domani e quindi affinché i nostri dati vengano valorizzati, affinché noi possiamo comprare quello che ci dicono di comprare. Ecco, con questo interrogativo vi ringrazio per l'attenzione, vedo che non siete scappati e passo la parola a Claudio. Grazie, io direi continuiamo la carrellata, io delle curiosità le avrei così come dei commenti, se vuoi ti anticipo. A me affascina il rapporto tra i riferimenti primi della conoscenza e della riflessione su che cosa siamo anche come società, come esseri umani, nella nostra essenza, che è alla base di una riflessione di questo tipo, e poi a cascata si riproduce fino in fondo ad arrivare a cose estremamente pratiche come no, la protezione dei software o altre tipologie di cose. Io speravo che la legge fosse una protezione tra me e il sovrano, a dire la verità, non un'espansione del potere del sovrano, però questa è una cosa che chiederò dopo. Abbiamo utilizzato qualche minuto, più di 10 minuti, per presentare questa cosa, no? Con il dottor Costantini. Io passo la mia destra a questo punto, direi che non stiamo a fare domande, c'è una presentazione lineare, poi vediamo come ci ritroviamo. E quindi cedo la parola al dottor Mazzanti, giusto? Che siamo qui nell'ordine giusto, che si occupa di storia del diritto, poi spiegherà lui meglio ovviamente in che modo, che cosa e quant'altro, e ci presenta allo stesso modo quali sono le prospettive di ricerca e punti di vista rispetto a questo. Grazie Claudio. Possiamo. Bene, sentite, tra me e i miei colleghi qui dietro il tavolo c'è una grande differenza. Probabilmente ce ne sono molti, però per l'oggetto del nostro discorso di oggi una rileva particolarmente. La grande differenza è che loro studiano materie di diritto positivo, si occupano del diritto vigente. Io, in quanto storico, mi occupo, faccio ricerca sul diritto che fu. Questa differenza comporta una conseguenza fondamentale. Voi capite immediatamente l'utilità del lavoro dei miei colleghi, probabilmente non capite l'utilità del mio lavoro. Cioè, è evidente l'utilità di uno studioso del processo civile, o di un costituzionalista, di un civilista, di un informatico, di un agrarista. È evidente, riguarda il diritto attuale di oggi, il diritto vigente, come può essere evidente l'utilità del ricercatore di medicina che studia il tumore al colon o dell'ingegnere che si occupa del motore a basso impatto ambientale, motore elettrico, motore idrogeno. La mia utilità è un po' più complessa da spiegare, quindi avendo a disposizione questi 10 minuti, ma
penso che dovrò prenderne più qualcuno in più, proverò a dirvi qualcosa su questo tema. A che cosa serve la storia? Dico la storia perché la storia è il genere, la storia del diritto è la specie all'interno della storia, quindi partiamo dal genere sperando che non siano generici e facciamo riferimento alla specie all'interno del genere. Per capirci, penso possa essere utile parlare del pitone bianco dell'Africa, o della rana freccia amazzonica, o delle farfalle del Costa Rica. In Costa Rica miliardi di farfalle, miliardi di specie, un posto per dire esattamente questo. Parlare di questi animali e parlare di Piero e Alberto Angela, che tutti conosciamo, perché da 30 anni, voi non avete ancora 30 anni, gran parte di voi non avete 30 anni, parlo che ne ha qualche anno in più, se anche più di 30 anni, tutte le settimane in TV, sai il padre, sei finito, no? Allora, qual è l'utilità dell'ofiologo, dell'apostrofo ofiologo, l'ofiologo è lo studioso dei rettili, o dell'entomologo, lo studioso degli insetti e dunque anche delle farfalle, per il mondo? Che utilità ha colui che va a studiare il pitone bianco in Africa? Pongo questa domanda perché se riesco a dare una risposta, probabilmente riesco anche a dare una risposta sul mio ruolo nel mondo. Cioè, se troviamo un ruolo a chi studia il pittore bianco, forse lo troviamo anche a chi studia la storia, che la storia del diritto popolare. Voi direte, ma l'ofiologo che fa le riprese per Piero Angela, e non solo per Piero, che è Alberto Angela, è uno pagato da privati. Penso sia vero. E tuttavia è chiaro che per acquisire le conoscenze che gli permettono di scovare il pittore bianco dove si trova, è uno che ha fatto studi universitari di un certo tipo e quindi vuol dire che c'è uno Stato, più Stati o tutti gli Stati, non lo so, e questi Stati, questo Stato mettono soldi per formare uno che andrà a studiare il pitone bianco. Che abbia studiato in un'università privata, un'università pubblica, comunque una parte o tutti i fondi. Dunque, lo Stato riconosce un'utilità anche all'ofiologo. Perché? Io credo si possano dare tre risposte. E salutiamo la rettrice che è venuta. Grazie. Grazie. Credo che possiamo dare tre risposte. La prima è che il pitone bianco produce un fatturato, un ampio fatturato, perché come Quark, Super Quark, Life e tutti gli altri documentari di questo tipo li guardo io, così li guarderanno molti tra voi, così ci sono canali addirittura dedicati a questi documentari, così in tutto il mondo ci sono milioni di persone interessate al pitone bianco, ok? Questo significa tantissimi miliardi di euro che girano nel mondo su queste cose, perché si acquistano volumi, perché si acquistano DVD, perché guardando la TV c'è la pubblicità e quindi i soldi. Dunque lo Stato mette soldi, ma i soldi che mette fruttano perché fanno girare l'economia, quindi lo Stato incassa più soldi di quanti ne mette su un ricercatore di questo tipo, sicuramente. Una seconda ragione può essere questa. Anche il pitone bianco può avere un'utilità nell'immediato e o nel medio-lungo periodo, eventualmente anche a prescindere dal fatto che chi lo studia sappia che questa utilità c'è o ci sarà. Ci può essere un'eterogenesi dei fini in questo senso. È chiaro che dalle squame del si può fare la borsetta per la signora Kuhl di Milano o di Londra. È chiaro che dalla rana freccia amazzonica, una rana che ha un veleno potentissimo sul dorso, quindi se la si prende in mano si muore nel giro di qualche minuto, basta applicarla, si può o si potrà in un futuro ricavare un veleno utile in medicina o nella cosa.
passavo sui portici di strada maggiore a Bologna, e fuori dalla farmacia c'era un cartellone civetta, linea cosmesi al veleno d'api. Io non penso che l'entomologo di 150 anni fa studiasse l'ape pensando che 150 anni dopo sarebbero potuti ricavare dei prodotti per la cosmesi dal veleno dell'ape. E tuttavia siamo arrivati a questo punto. Dunque, una ricerca, una nuova conoscenza che si porta al mondo può, nel breve, nel medio, nel lungo periodo, comportare conseguenze sconosciute anche a livello economico, nell'utilità collettiva per la comunità nazionale o per la comunità umana. Una terza ragione è che l'uomo si porta dentro una domanda. L'uomo ha una curiosità che lo caratterizza, e questa domanda che si porta dentro è incomprimibile e addirittura insopprimibile. Se l'uomo non avesse questa domanda, non sarebbe mai andato in America, non sarebbe mai andato sulla Luna, non si sarebbe mai gettato da 36.000 metri, come ha fatto Baumgartner 10 mesi fa, per superare il muro del sogno in caduta libera, e ovviamente non sapendo se sarebbe arrivato vivo a terra per poter svenire, con tutte le conseguenze del caso. Dunque l'uomo si porta dentro una domanda insopprimibile che lo caratterizza e che lo fa essere uomo fino in cima, se vogliamo dire così. Perciò, a prescindere da ragioni economiche, dalla risposta 1 e dalla risposta 2, se anche la ragione fosse solo questa, un'ansia di conoscenza che trova una risposta, quella risposta meriterebbe di essere data, e quindi l'ofiologo meriterebbe di esistere e il pittore bianco meriterebbe di essere studiato. Detto questo, passo in tempi brevi, per quanto possibile, a dire qual è l'utilità dello storico. Credo che le tre risposte date in riferimento al pittore bianco le possiamo dare anche in riferimento alla storia, poi per la storia magari dobbiamo aggiungere qualcosa. La storia produce un ampio fatturato. Vi sono case editrici, anche importanti, pensate alla Terza, una delle più importanti case editrici italiane, che fa gran parte del fatturato sulla saggistica storica. Fa praticamente tutto il fatturato sulla saggistica e gran parte del fatturato lo fa sulla saggistica storica. Questo vuol dire che c'è un pubblico di lettori interessati alla materia. Pensate ai filmati sulla Seconda Guerra Mondiale, sul ventennio fascista, sulle Brigate Rosse, a Rai Storia. Pensate a quante ore in Italia i cittadini italiani passano di fronte a guardare programmi riferiti al passato. Pensate ai film e ai romanzi storici, quel misto di storia e di invenzione, al quale anch'io ho dato un piccolo contributo, come mi ha ricordato, ma questo non è importante, ovviamente. Quel misto di storia e di invenzione che ha anch'esso un suo vasto pubblico e che non potrebbe esistere senza conoscenze storiche alla base, se qualcuno non studiasse la storia. Pensate anche che il più importante romanzo italiano è un romanzo storico. Promesse Sposi sono un romanzo storico. Manzoni, prima di mettersi a scrivere, fa ricerche sulla Lombardia del 600. Il più importante romanzo italiano degli ultimi 40 anni è un romanzo storico, Il nome della rosa di Umberto Eco, ambientato nel Medioevo, e con la realtà in filosofia della Cattolica, una tesi sull'estetica di San Tommaso d'Aquino, conosce il Medioevo e ne ricava un romanzo. Vi è comunque una ragione economica. La seconda ragione è, è che anche la storia può avere una utilità pratica nell'immediato e o nel medio lungo periodo. Per fare un esempio, io mi sono occupato negli ultimi 2-3 anni di incesto. L'incesto come tema che riguarda la giustizia criminale in antico regime, nell'età moderna. Ho scoperto, studiando questo tema, che oggi esistono dei fratelli nel mondo che vorrebbero sposarsi.
famoso è accaduto in Spagna, un fratello e una sorella separati alla nascita, che si incontrano quando hanno circa 20 anni, non sanno di essere fratello e sorella, si innamorano, dopo qualche mese scoprono di essere consanguinei, ma in quanto innamorati decidono di proseguire il loro rapporto. Stanno assieme da più o meno 35 anni, hanno avuto due figli, se non sbaglio, e quando Zapatero ha aperto ai matrimoni, alle coppie, questo successo, questo uomo e questa donna, questi fratelli hanno scritto chiedendo perché loro no, perché due uomini sì, perché due donne sì, perché no, una donna sì, perché fratello e sorella no. E la risposta è stata, non è stata una risposta, non è stato concesso loro di sposarsi. E così questo uomo e questa donna continuano. Casi simili sono accaduti in Francia e in Germania, dunque un qualche dibattito sul tema. La storia può aiutare a stimolare il dibattito o a condurlo a certe risposte. Perché, conoscendo il pensiero dei giuristi dei tempi passati, non solo dei giuristi ma anche dei filosofi, prendendo Agostino, prendendo Montesquieu, prendendo De Sade, Diderot, che volete, costoro hanno dato risposte in ordine all'incesto. Le ragioni che loro hanno portato nel dibattito possono essere recuperate oggi dal legislatore per produrre norme in un senso o in un altro. Dunque la storia può avere anche nell'immediato una utilità. Come pure può avere tempi più lunghi, ricordiamo brevemente ad esempio che nel XII secolo, per l'inizio del XII secolo, a Bologna Ernelli scopre i testi di Giustiniano, testi prodotti nella prima metà del VI secolo, quindi erano passati circa 550 anni. Questa riscoperta dei testi del diritto romano giustinianeo, questo interesse per la filologia e per la storia, fa sì che quel diritto romano, così antico, divenga per sette secoli, sino al tramonto del Settecento, diritto vigente. Dunque, un'opera storica, un'operazione da storico, un lavoro fatto da uno storico, da un giurista, ma anche storico, diviene un qualcosa che cambia radicalmente la civiltà europea. Quel diritto che era morto viene riportato in vita dopo 550 anni e per sette secoli è il baricentro della storia giuridica europea. Stessa cosa si può dire del Rinascimento, si riportano alla vita di forme artistiche greche e romane che si producono bellezze che ancora oggi vediamo a Firenze, Roma, Pienza e così. La terza ragione, e mi avvio verso la conclusione, è che anche la storia, come il titolo è bianco, può essere oggetto di studio per un mero interesse spassionato dello storico. Semplicemente perché vuole conoscere qualcosa del passato che al momento è sconosciuto. Come si va su Marte, come si guarda nel cannocchiale per trovare un nuovo asteroide, un nuovo pianeta, una nuova galassia, così lo storico va in biblioteca e, guardando dentro i manoscritti, vede se riesce a recuperare la conoscenza degli uomini, un'opera, un autore o eventualmente fa studi su istituti, su argomenti, su tematiche che sono di suo interesse e potranno esserlo anche lì. Altre due ragioni ritengo, molto brevemente cerco di dire, spiegano perché la storia è studiata da tutti noi fin dalle scuole primarie, tutte le scuole primarie, tutte le scuole secondarie, inferiori e superiori, e anche nei corsi di studio di molte ex facoltà, se non tutte, perché la storia viene studiata ad esempio all'economia, questa è storia economica, la medicina, che è una disciplina storia della medicina, la giurisprudenza, la storia del diritto, non parliamo di lettere di lingua. Ecco, perché si studia la storia? Una ragione riguarda tutti, una, a mio parere, più strettamente giurista. Quella che riguarda tutti è questa. Senza una conoscenza di base del passato dell'uomo, tutti noi saremmo degli sradicati. Vivremo in questo tempo, in questo stato, avendo certe usanze in comune con alcuni uomini, altre usanze in comune con altri,
essendo divisi da altre uomini ancora, senza sapere alcunché riguardo alle strade che hanno portato noi ad essere quello che siamo. E dunque saremmo sradicati. Allo stesso modo la sensazione di sradicamento l'avrebbe il giurista che conosce tutte le materie di diritto positivo, ma non ha studiato la storia del diritto romano, non ha studiato la storia del diritto medievale, del diritto contemporaneo. Saprebbe tutto sull'oggi, ma nulla sulle strade che hanno condotto all'ordinamento vigente. La seconda ragione, veramente chiudo in un minuto, è che nell'ambito giuridico la storia permette una comparazione nel tempo. Allo stesso modo in cui discipline quali diritto privato comparato e diritto pubblico comparato permettono una comparazione nello spazio. Come si studia il diritto vigente in altri paesi, come si studiano norme che riferiscono agli istituti, si studiano anche in Italia per vedere eventualmente di cassare le norme in vigore, darle, tenerle, trovare ragioni ulteriori per consolidare la disciplina degli istituti stessi. Così si può fare un confronto nel tempo su come veniva disciplinato l'istituto nei secoli passati e sulle ragioni che i doctores, i giuristi, che la dottrina dava per tenere una certa linea o un'altra in riferimento all'istituto stesso. Scusate, sono stato lungo, ma il ritmo del talk show per chi è abituato alle 3 ore di stesa della lezione è abbastanza problematico. Vi ringrazio. Indipendentemente dalle regole del talk show, chiedo ai colleghi di essere un po' più brevi, perché altrimenti, no, sto scherzando, abbiamo usato qualche minuto in più di quello che avevamo previsto. Abbiamo anche la fortuna di avere l'aula, ma non tutta la notte, non preoccupatevi, per cui ci manderanno via prima. No, a parte gli scherzi, è affascinante in realtà la risposta. Qui c'erano due argomenti principali: il perché della ricerca, punto, no? Indipendentemente da ogni altra determinazione, e il perché della ricerca storica, che in effetti è un modo per dare un senso, anche una direzione, io lo dico da sociologo, no? Un modo per analizzare quello che è il nostro significato, il nostro, la nostra sì, direzione è la parola che mi viene più semplicemente. Poi mi pare da sempre, da sociologo, di osservare che c'è un certo sradicamento abbastanza elevato nella nostra società, ma questo è un altro discorso. Passiamo oltre. Allora, il dottor Giacomelli, che è sempre alla mia destra, alla nostra sinistra, che si occupa di diritto processuale civile, e avrei delle domande in realtà anche sulle cose che sono state dette come prima, ma ripeto, se rimane un minuto le facciamo alla fine. Che a cui cedo la parola con la stessa consegna, che è quella di raccontarci il perché di questa tipologia di ricerca. Prego. Grazie. Signor Presidente, noi al microfono. Il titolo qui è, titolo generale, Storytelling, i ricercatori si raccontano e raccontano quindi le proprie esperienze. Allora, l'oggetto un po' dell'intervento è stato il perché della ricerca, ma io, come mia prima esperienza, mi propongo la domanda che mi sono fatto: perché fare il ricercatore? Come mai non scegliere di fare il ricercatore? La mia esperienza mi dice che la scelta è stata assolutamente non prevista e è avvenuta dopo la laurea. Grande difficoltà per chi studia non è superare gli esami, ma una volta con metodo, con pazienza, si superano gli esami. Difficile è decidere cosa fare dopo la laurea, quale sarà la prendere. È il problema un po' drammatico. E dopo aver lungamente pensato, meditato, sofferto, mi ero pianificato il futuro, la sua carriera notarile, il professore, quando vado a salutarlo, mi dice, mi offre la possibilità di fare la carriera universitaria, di fare ricerca. Lo sconvolgimento, perché è difficile decidere, pianificare, investire i propri risparmi per andare a studiare determinato posto, eccetera, e poi si dice che è una proposta che cambia tutto il panorama, la prospettiva della vita. Alla fine
di sì. Ho detto di sì, cioè, ho accettato, insomma, ho colto questa opportunità, anche grazie alla Chiesa, mi ha offerto una cosa diversa. E ho colto questa opportunità, ovviamente perché la materia di università c'erano tanti altri vantaggi, a mio parere uno dei più importanti era quello di offrire la possibilità di gestirsi il tempo come si vuole. E credo che sia stata una scelta molto fortunata da questo punto di vista, perché la possibilità di gestirsi il tempo in un mondo che diventa sempre più fermo è un bene prezioso. Ma ovviamente la materia piace, mi piaceva, però in realtà non è solo la materia che è determinante nella scelta, perché in realtà quello che è determinante è anche il professore. Perché spesso non si sceglie la materia, si sceglie il professore. Il professore piace. O fra le materie che piacciono si sceglie quella insegnata dal professore che si preferisce. E quindi io alla fine mi sono laureato nella materia, ma scegliendo anche il professore, dopo ho deciso di continuare questo tipo di attività che non avevo minimamente pensato prima. E in generale è difficile pensare che uno studente si iscriva all'università pensando io voglio fare il CIT. È abbastanza raro, forse ci sarà qualcuno che ha la missione, ma di solito non è così. E il sistema funziona per cooptazione, cioè sono i docenti che scelgono quelli che manifestano l'attitudine alla ricerca e non può che essere fondato sulla cooptazione, ed è fondato sulla cooptazione in ogni fase. E non può che essere così, perché solamente le persone più competenti in quella determinata materia possono scegliere altre persone che manifestano l'attitudine a studiare quella determinata materia. Altra esperienza che voglio trasmettere: procedura civile, che materia. Penso che uno studente che non abbia ancora affrontato un esame processuale dice che roba strana, pensa tutta una serie di termini, formalità. Infatti i miei amici, quando parlo, mi dicono ma cosa c'è da ricercare nel processo civile? Con un sorrisetto un po' di sufficienza. E allora io replico che è un'attività scientifica, non esiste solo la scienza matematica, fisica, naturalistica, come sostengono loro. Io ritengo che sia scienza, la scienza sia determinata dal metodo. Ogni attività volta a conoscere un determinato oggetto è attività, è fondata su principi di non contraddizione, è attività scientifica. Ciò che cambia è l'oggetto dello studio, ma non il metodo. L'approccio è uguale. Non esiste solo, in senso stretto, il metodo scientifico basato sul metodo galileiano, cioè sulla riproduzione dell'evento e della verifica, perché altrimenti la storia non potrebbe essere studiata, perché altrimenti sono avvenuti, non può riaccadere una guerra di 30 anni. Ciò non toglie che la guerra di 30 anni possa essere studiata, conosce. E così anche per il diritto, ciò che cambia sono le leggi cambiano nella materia del diritto positivo. Ma l'oggetto è quello che, cioè, è la diversità di oggetto che caratterizza poi quella determinata disciplina. Io studio il processo civile, le regole del processo civile. E si può pensare che siano regole molto astratte, invece c'è un interesse concreto. Dietro ogni regola di qualsiasi campo c'è sempre un contrasto di interessi e la regola disciplina questo conflitto di interessi tra persone che hanno interessi opposti. La necessità della regola si pone perché c'è il conflitto, altrimenti non sarebbe necessità di regola. E così anche un processo. Pensate dal punto di vista storico, un esempio facile, diciamo, che io faccio per replicare il mio. Allora c'è l'intervento adesivo, che è un istituto che consente a un terzo di intervenire in un processo tra le persone. E la legge dice che può farlo chi ha un proprio interesse, come se questo interesse è questione di una tutela. E allora lo studio della storia serve perché ci permette di capire che l'interesse non può essere un interesse di fatto. Perché accadeva questo nell'età dello ius comune, quando il diritto romano era materia di diritto positivo, che è durata fino al codice.
pensate alla realtà manzoniana, il signorotto che ha qualche servo, qualche bravo, e questo bravo che combina un po' di tutti i colori. Immaginate che ci sia un processo contro questo bravo. Il processo vede il bravo in difficoltà, si prospetta una condanna. Cosa poteva fare Inter? Il signorotto interveniva per sostenere le ragioni del bravo, ma siccome lui aveva il privilegio di essere giudicato solo da un altro tribunale, tutto il processo veniva trasferito da un altro tribunale e si ricominciava da capo. Allora lo studio della storia consente di evitare questo tipo di situazioni e di dire no, l'interesse non può essere un interesse di fatto, deve essere un interesse politico, che vi risparmia qualcosa se è un interesse giuridico, quello che faranno un processo civile poi ne avranno abbastanza di queste questioni. Ma questo per dire che anche lo studio del processo civile è uno studio che è alla base degli interessi concreti. E poi altra esperienza che può la chimica, quali sono i problemi della giustizia attuale. E questo è l'ultimo ambito di cui voglio parlare. Sicuramente i tempi della giustizia, tempi abnormi. Pensate a questo, solo questo. Un paio di mesi fa un mio collega ha vinto in Cassazione un ricorso e la causa è iniziata 22 anni fa. Adesso si dovrà instaurare il giudizio di rinvio. Che dire di fronte a questa situazione? Non sono rari casi di processi di 10 anni. Allora, perché si è arrivati a questa? Fino a metà degli anni 90 circa ci si preoccupava solo del processo penale. Prima perché era il processo, la disciplina del processo era ancora di matrice fascista, allora tutte le interpretazioni possibili per eliminare questo autoritarismo del codice. Poi perché è stato introdotto un processo accusatorio, allora un sacco di interpretazioni interventi della Corte Costituzionale volta a ridurre, diciamo, la concretizzazione del principio accusatorio. Problematiche del processo penale. A un certo punto ci si è resi conto che la giustizia civile presentava notevoli problemi. Quando i tempi sono allungati. E allora già il legislatore dei primi anni 90 ha introdotto un sistema di conclusione, ha introdotto un tentativo di conciliazione obbligatoria, tutti i sistemi falliti, perché non hanno comportato una limitazione dei tempi del processo. E poi soprattutto ci si è resi conto quando l'Italia ha cominciato a essere sanzionata a livello internazionale e anche a livello comunitario. E è stata emanata poi la cosiddetta legge Pinto, perché le parti cominciavano a chiedere il risarcimento dei danni per eccessiva durata di processo. La legge Pinto ha disciplinato ulteriormente, comunque ormai il diritto al risarcimento del danno per eccessiva durata di processo. Sono stati parte di questa causa di 22 anni, ricorreranno la legge Pinto. E allora quali sono stati i tentativi per rimediare? E poi vedremo perché questi tentativi, lo dico subito, sono falliti e secondo me falliranno. Allora, tentativi. Prima c'è stato questo tentativo di incentivare la conciliazione giudiziale, negli anni 90, col tentativo di conciliazione obbligatoria. Fallito perché dicono che se vogliono conciliare, conciliano prima gli avvocati delle parti, si parlano prima di iniziare una causa, quindi tentativo fallito, vale anche per ragioni tecniche. Poi, di recente, guardando solo agli ultimi interventi, è stata l'introduzione della mediazione conciliazione stragiudiziale. Anche questa fallita, sia sul piano pratico, perché i numeri erano insoddisfacenti, sia sul piano poi giuridico, perché è stata dichiarata illegittima costituzionalmente, adesso si tenta di, anzi si è reintrodotta come quest'anno, vedremo come finirà, io sono molto pessimista, secondo me ci sono delle ragioni per giudicarla ancora in costituzionale. Ma fallita anche per un'altra ragione, perché l'introduzione della mediazione e conciliazione allunga i tempi del processo che sono già lunghi e ogni allungamento dei tempi del processo vanno a vantaggio della parte che è in malafede del torto, perché
sfrutta il ritardo per dire, per cercare una transazione, un accordo, diciamo, stragiudiziale a condizioni più favorevoli. E dice, hai diritto ai tuoi soldi, io lo so, però se vuoi subito ti do questa somma, se no ci vediamo fra 20 anni, 10 anni. Quindi io vedo con sfavore questi tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia che sono più o meno imposte. Altra strada perseguita, l'introduzione di un procedimento, processo di cognizione speciale, più snello del processo ordinario. Questa è una strada che potrebbe effettivamente aiutare, con dei limiti, ma potrebbe effettivamente aiutare. Altra strada ulteriormente, questo è un decreto legislativo del 2010, ulteriore riforma del 2012, ormai c'è una riforma ogni anno, c'è stata un'altra pochi mesi fa, si agito sul sistema delle impugnazioni per scoraggiare le impugnazioni. E questa disciplina è stata estremamente criticata in dottrina perché si sostanzia in una riduzione dei diritti delle parti. Pensate solo che si è previsto che l'appello possa essere dichiarato ammissibile in quanto il giudice, la prima udienza, non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento. Cosa significa ragionevole probabilità di accoglimento? Sappiamo tutti i problemi tecnici, ma anche il controllo sulla motivazione, il corso della Cassazione, nell'intenzione del legislatore dovrebbe essere ridotto. Prima si consentiva un controllo per omesso, insufficiente o contro la virtualità della motivazione, adesso solo per omesso. Esame di un fatto, ma non per insufficienza contraddittorietà della motivazione. Mi chiedo come si possa pensare che una sentenza possa essere contraddittoria delle motivazioni tuttavia essere considerata valida. Credo che ci saranno delle interpretazioni correttive almeno sotto questo profilo. Comunque questi tentativi falliscono perché vi voglio raccontare due episodi, due fatti. Uno l'ha raccontato nella corte da un magistrato di corte d'appello con cui ho fatto una, diciamo, sono stato correlatore, diciamo, relatore di un convegno. Mi ha raccontato che c'erano forse ormai, che forse sono state abrogate, non so se sono state effettivamente abrogate. Comunque due sedi di ex preture, poi sezioni distaccate di tribunale, di Veneto, in Veneto, Peppa, Veneto e Friuli, separate da un fiume, una con tempi processuali praticamente azzerati, l'altra con tempi processuali enormi, una di fronte all'altra, col mai. Non erano, cioè non rispecchiavano realtà economiche così diverse da giustificare una macroscopica differenza di questo genere. E altra episodio, quello che abbiamo il denominatore comune tra questi due fatti, convegno tra i processori civilisti dell'inizio degli anni 2000, mi pare a Perugia, interviene il presidente di un ufficio importante, l'ufficio giudiziario del nord, molto importante, che non ha fatto altro che inveire contro gli avvocati. Tra l'altro, i processori civilisti sono quasi tutti avvocati, che impassibilmente hanno assistito a tutta la relazione applaudendo la fine. Io sono rimasto anche abbastanza sconcertato, si sia un po' alzato per definire, come ha verificato, e probabilmente erano avvocati non più suoi. E a un certo punto ha detto, i tempi del processo sono lunghi perché gli avvocati fanno di tutto per allungarli, perdono tempo, e ha citato dun pendet rendet, cioè causa che pende, causa che rende, queste cose. Quindi sembrava che tutto fosse colpa degli avvocati, che facevano tutto per procrastinare i tempi, se non che ha poi aggiunto, ma io nel mio ufficio giudiziario non ho una situazione di questo genere, perché io faccio andare avanti il lavoro da parte dei miei magistrati in modo che non ci siano tempi così lunghi. Noi non abbiamo carichi di lavoro eccessivi. Io ho detto, abbiamo pensato, grazie, mi hai dato la conferma che il ritardo non dipende dagli avvocati. Se tu dirigi i lavori del tuo ufficio giudiziario, che è molto importante, in modo da non avere ritardi, vuol dire che tempi di processo non dipendono dagli avvocati. E allora da chi dipende? Chi non ha la pressione.
individuo per la persona. Perché diceva anche il mio professore, che dove c'è il bravo magistrato, i processi vanno avanti. Dove non c'è il bravo magistrato, i ritardi si aumentano. Che qua ci sarebbero tante cose da dire sia sulla conclusione che è appena stata sia su un tema molto grande che è stato sfiorato, che è quella della vocazione alla ricerca, del meccanismo di effettiva in effetti commutazione che c'è all'interno del meccanismo universitario, il quale però non può essere dichiarato così esplicitamente e chiaramente, in quanto tutta la legislazione tende a scardinare questa consapevolezza di fondo che lei ha giustamente, o tu hai giustamente citato. Ripeto, è un discorso molto lungo. È vero che non si può, probabilmente con un processo astratto come un test scritto o anche un veloce colloquio, cioè le forme normali con cui si svolgono il reclutamento all'interno della struttura universitaria, è molto difficile capire quale sia effettivamente l'attitudine di una persona, la sua capacità, e capite che in un campo come questo avere a che fare con persone che queste capacità non le hanno è terribilmente, come dire, mi viene a dire complicato, ma in realtà è molto peggio che complicato. Andiamo avanti. Allora, il prossimo collega che è rimasto qui invece in attesa il dottor Girotto, che si qui c'è sintetizzato diritto costituzionale, però in realtà è una buona sintesi di quella che è la presentazione. Allora passo la parola a lui, anche lui la consegna la stessa, è quella di capire in questo campo del diritto costituzionale che cos'è la ricerca, e se vuole gliela faccio come domanda preventiva, o te la faccio come domanda preventiva, qual è la ricaduta sulla nostra vita civile e individuale di questa ricerca, di questo lavoro. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Beh, innanzitutto, anche per quanto mi riguarda, l'interesse per la ricerca non è sorto all'inizio, non è sorto prima dell'iscrizione all'università. Anzi, io dico sempre che raffrontando il percorso di studi universitari con, ad esempio, la scuola superiore, io avevo fatto il liceo classico, io ho trovato complessivamente più attraente, più bella la fase, diciamo, della scuola superiore. Dell'università mi è piaciuto però soprattutto la fase finale, cioè la tesi. Ed è lì che in me è sorto, diciamo, l'interesse alla ricerca come approfondimento, come studio di uno o più argomenti, nel tentativo di andare oltre, di comprendere prima, e quindi anche la ricerca che viene fatta anche per se stessi, prima di tutto per se stessi, lo ha ricordato prima bene Giuseppe Mazzanti, ma poi anche la ricerca per cercare di dare un contributo a quello che è il dibattito complessivo. Per quanto concerne la materia, il diritto costituzionale è una materia che per me è risultata dell'interesse perché da molto tempo prima ero interessato alle questioni istituzionali e anche alle questioni politiche. Io dico sempre agli studenti all'inizio del corso: si possono ottenere ottimi risultati nella materia che ho il piacere di insegnare anche senza avere un particolare interesse per la vita istituzionale di ogni giorno. Ma certo questo aiuta, cioè chi abbia una predilezione per l'attualità politica, per l'attualità istituzionale, certamente troverà più facile lo studio di questa materia. L'incontro di oggi è inserito in un ciclo di 3 o 4 eventi dedicati alla scienza nella quotidianità. Allora qualcuno potrebbe obiettare dicendo: sì, ma la nostra quotidianità è fatta di lavoro, di vita familiare, di svago, di letture, non è fatta di rapporti tra partiti, di poteri del governo, del Presidente della Repubblica o della Corte Costituzionale. Però a questo potrei anche controreplicare, in parte ricollegandomi a quanto detto all'esordio di questo incontro Federico Costantini.
cioè noi siamo in rapporto necessario con quello che chiamiamo qualche volta il potere. Noi facciamo parte inevitabilmente di una collettività organizzata, e una qualunque collettività organizzata si dà un proprio ordinamento, si dà delle regole e conosce dei soggetti e degli organi che inevitabilmente devono assumere quelle che sono le decisioni più importanti. E le regole che disciplinano i rapporti tra questi organi e che disciplinano anche i principi base per la convivenza civile sono contenute nelle Costituzioni. Si dice comunemente che tutte le Costituzioni contengono due tipologie di regole, almeno due tipologie di regole: regole dedicate all'organizzazione dello Stato e regole dedicate alla tutela dei diritti fondamentali. Questo è sostanzialmente vero, basti pensare che la Costituzione più antica tra quelle oggi vigenti, quella statunitense, nasce sì nella sua versione originale nel 1787 con 7-8 articoli dedicati soltanto alle istituzioni, quindi al Presidente, alla Corte Suprema, il Congresso, il potere giudiziario. Ma di lì a poco, a distanza di soli 4 anni, vengono approvati i primi 10 emendamenti, quindi questi articoli aggiuntivi, come li chiamano gli americani, che contengono la disciplina dei diritti fondamentali. Quindi regole che disciplinano i rapporti tra i supremi organi dello Stato e regole che disciplinano i diritti fondamentali. Di questo si occupa il diritto costituzionale. Che vi sia necessità di approfondire questa disciplina penso lo si possa ricavare proprio dall'attualità. Basta sfogliare la pagina del quotidiano. Le notizie di oggi narrano di un imminente colloquio tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, della convocazione di una seduta del Consiglio dei Ministri, della ipotesi di dimissione collettiva da parte di alcuni membri del Parlamento, di un giudizio sulla possibile decadenza di un senatore, della possibilità che la nostra legge elettorale, cioè la legge con la quale si svolgono le consultazioni che poi portano all'elezione dei deputati e senatori, sia contrastante con la Costituzione. Sono tutte questioni di diretti rilevantissima attualità che meritano un approfondimento, perché l'approfondimento poi porta inevitabilmente ad una diversità di opinioni e ci conduce anche necessariamente a relativizzare certe conclusioni. Ci sono dei temi che appaiono nel dibattito, vi rimangono in modo preponderante per molti anni, poi sembrano scomparire e poi magari ricompaiono. Fino a 3 o 4 anni fa il federalismo, il cosiddetto federalismo, era certamente sulla bocca di tutti. Chi si professava un federalista o chi esprimeva delle perplessità nei confronti di una possibile evoluzione dello Stato in senso federalista veniva guardato con un certo sospetto. Oggi di federalismo non si legge più nulla, ma non è che la questione sia divenuta meno importante. Si verificano degli eventi che possono far recedere un tema ad una posizione non di assoluta preminenza nel dibattito, ma ciò non fa venir meno naturalmente la necessità di studiarlo. Lo studio del diritto costituzionale ci obbliga poi anche ad un'analisi di tipo comparato, cioè a verificare come ci si comporta negli altri ordinamenti. E anche lì i raffronti sono importanti. Sono importanti naturalmente purché vengano condotti tenendo conto della specificità di quegli ordinamenti, senza idealizzare. Leggevo ieri un intervento di un costituzionalista che ricordava, all'esito delle elezioni tedesche di domenica scorsa, che tutto sommato il sistema elettorale tedesco, che è quello al quale noi qualche volta guardiamo in una prospettiva di riforma della nostra legge elettorale, che come sappiamo non funziona, funziona male, beh, questo sistema nelle ultime 3 consultazioni per 2 volte ha prodotto la necessità di una grande coalizione fra i 2 partiti maggiori, i 2 partiti che però in campagna elettorale si sono fronteggiati come avversari. E allora qualcuno potrebbe chiedersi, ma è un sistema che può funzionare davvero bene, uno che tende a incentivare queste coalizioni? Qualcuno potrebbe dire sì, proprio perché potrebbe valutare l'idea che una grande
coalizione di per sé non sia un evento negativo, possa essere addirittura un evento benefico, ma come vedete cambia l'approccio a seconda della impostazione di fondo dell'interprete, ma a seconda anche del momento storico. Se parliamo di leggi elettorali, nella Italia pre-unitaria noi avevamo una legge elettorale con un collegio uninominale anche a doppio turno, quindi un qualcosa teoricamente all'avanguardia. Noi abbiamo avuto leggi proporzionali, poi abbiamo avuto tentativi di introduzione di cospicui premi di maggioranza, alcuni non sono andati a buon fine, e poi abbiamo avuto una legge mista tra quarti maggioritaria e quarto proporzionale, e oggi abbiamo questa stranissima legge, direi maggioritaria di coalizione, ma è anche un po' difficile definirla. Quindi è importante l'analisi comparativa, cioè lo studio delle esperienze degli altri, anche perché gli altri studiano noi. Chi legga la Costituzione spagnola del 1978 troverà molti riferimenti alla Costituzione italiana del 1948, quindi il fenomeno è ovviamente reciproco. Anche lo studio della storia è importante, quasi tutte le dissertazioni sui vari argomenti nel campo del diritto costituzionale si aprono con una premessa di carattere storico per valutare se quell'istituto, se quel problema, se quelle tesi avessero trovato per esempio accoglimento, e se sì, in che modo, nella fase anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, quindi quando vi era il Regno d'Italia e quando vi era lo Statuto Albertino, che potremmo considerare come antenato della nostra Costituzione. Si potrebbe obiettare, proprio riferendoci all'attualità politica, che questa materia non sia una materia veramente giuridica. Prima Marco Giacomelli richiamava il metodo come elemento che caratterizza una ricerca scientifica. Però anche qui bisogna intendersi, perché la scienza politica è una cosa, il diritto costituzionale è un'altra cosa. Noi comunque studiamo le regole, certamente non possiamo ignorare che le regole siano il portato di certe decisioni che sono, come per qualunque tipo di regola, decisioni politiche, cioè delle scelte che il legislatore in quel dato momento compie. Ma questo è un discorso che vale per tutte le discipline, ma che non impedisce che anche il diritto costituzionale possa essere studiato con il metodo della scienza giuridica. Oltretutto si tratta di una materia che, a parte questo insistente richiamo con l'attualità, oggi è chiamata, a dire vero, non da oggi, da qualche anno, forse da qualche decennio, ma negli ultimi anni si capisce che il problema è davvero reale ed è davvero prioritario. Dicevo, la materia è chiamata a confrontarsi con il processo di integrazione europea. Per molto tempo la Corte Costituzionale, per esempio, ha faticato a spiegare come nell'ordinamento italiano, come pure sia chiaro negli ordinamenti di tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea, potessero avere effetto e addirittura prevalere sulle norme interne norme create da organi che non sono organi nazionali, il Parlamento Europeo, la Commissione Europea, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, come potessero avere ad effetto per esempio le sentenze della Corte di Giustizia del Lussemburgo. Oggi la questione è ancora più rilevante perché incrocia soprattutto il tema dei diritti fondamentali, cioè oggi c'è chi teorizza addirittura che ci sia un sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali. Perché? Perché esistono gli organi giudiziari interni, esistono le corti costituzionali, noi abbiamo la nostra, quasi tutti gli altri ordinamenti hanno la loro, ma esiste poi per esempio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha determinate competenze, si occupa di violazioni da parte degli Stati membri delle principi e delle norme contenute nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e qualche volta le decisioni di questa Corte devono essere coordinate, e non sempre è facile, con altrettante prese di posizione della Corte Costituzionale italiana, e qualche volta c'entra anche la Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo. Ecco, questa direi è forse la frontiera più attuale, la problematica più attuale con la quale il diritto costituzionale
dovrebbe confrontarsi. Dopodiché, ripeto, il diritto costituzionale è una disciplina che può interessare determinati settori senza naturalmente avere la pretesa di invadere lo studio del diritto privato, del diritto del lavoro, del diritto internazionale, del diritto processuale. Ma questo diritto costituzionale lo fa se e nella misura in cui i temi di studio incrociano con le norme della Costituzione e soprattutto con la protezione dei diritti fondamentali. Quindi l'utilità dello studio di questa materia io penso e spero di averla per così dire dimostrata. Ci sono questi due versanti, norme di organizzazione, norme dedicate alla tutela dei diritti, si incrociano chiaramente tra di loro, perché l'organizzazione, gli organi dello Stato, il Parlamento, il Governo e il Presidente si occupano della nostra convivenza e quindi si occupano anche dell'introduzione nell'ordinamento di norme dedicate alla tutela dei diritti. È una materia che, ripeto, conserva tutta la sua attualità, che insomma vale la pena a mio avviso di studiare e che certamente, lo ripeto, può essere maggiormente apprezzata da chi abbia la sensibilità non già nei confronti del potere in quanto tale, ma nei confronti delle istituzioni, della politica, dei luoghi dove vengono assunte le decisioni per noi più importanti. Grazie. Chiuso, eccoci. Anche qui io avrei tante cose da dire. La cosa che mi affascina di quello che è stato detto in questa presentazione è il rapporto stretto tra punti di vista sullo stesso oggetto. Le cose di cui abbiamo sentito parlare sono oggetto del nostro dibattito politico, ma abbiamo scoperto, d'accordo, lo sapevamo già, che possono essere oggetto anche di ricerca condotta secondo criteri scientifici, la quale cosa è estremamente importante, soprattutto in un mondo, lo osservo da di fuori, in cui il politico, nel senso del concetto politico, dell'atteggiamento politico, tende a tracimare e a allargarsi sempre più, quasi nascondendo il fatto che alla base dei problemi o delle questioni c'è comunque un ragionamento logico e o barra scientifico che può essere condotto, che non è mai del tutto astratto dai valori e dai punti di vista dal quale si osserva, naturalmente, ma che può essere condotto in una maniera diversa da come viene condotto, per esempio, il dibattito pubblico in Italia da alcuni decenni, diciamo così. Per esempio il tema del federalismo, ma qui non voglio entrare perché è politica, che appare e scompare a seconda delle convenienze, delle maggioranze, dei momenti. Last but not least, abbiamo alla mia destra Francesco Villotta, che si occupa di diritto privato, ho detto giusto, cedo anche a lui la parola, per l'ultima presentazione, sono le 18.51, io vado anche indietro, alla fine di questa presentazione che ci darà la classifica precisa che io ho dei tempi che i relatori hanno utilizzato, quindi ho carta canta qui per farla perfettamente, sto scherzando, l'ultima presentazione poi vediamo come salutarci e o come dire qualche cosa oltre a quello che è stato detto finora. Sarà un po' complesso far arrivare fino al microfono. Facciamo? Ok. Buonasera a tutte e a tutti, grazie anche della pazienza di aver aspettato fino a quest'ora. Io grazie, voglio dire, proprio sul piano umano, innanzitutto a Silvia e a Federico che hanno condiviso con me anche nel mese di agosto la preparazione di questa sera. Poi grazie veramente a tutti i colleghi che hanno voluto animare la serata. Come avete potuto già scoprire da voi stessi, i giuristi sono veramente vir bonus dicendi per itus. Hanno declinato in modi completamente diversi quello che è poi il tema che ci siamo dati per questa serata, cioè quello dello storytelling. Io cercherò ora di declinarlo in modo personale, probabilmente a qualcuno sembrerà un po' troppo intimista, però io penso che anche vedendo chi c'è in sala questa sera, che
dirvi che cos'è il diritto privato, cosa studia. Già il diritto privato si porta dietro questa nomea di essere una materia difficile, complicata, poi è la prima materia che in genere i ragazzi del primo anno si trovano ad affrontare. Per cui non vorrei ulteriormente dare motivazioni di dire questo del diritto privato. Allora la declinazione più intimista di questo mio intervento parte un po' da una cosa che ho scoperto io stesso insieme con voi questa sera, cioè dal perché altri colleghi hanno scelto di studiare materie che studiano, e con mia sorpresa, io pensavo che l'esperienza fosse soltanto mia personale, ho scoperto che anche per loro, come dire, non è stata una scelta scontata, non è stata una scelta prioristica, ma è stata una scelta che è maturata nel tempo, che è maturata grazie, come diceva anche Marco Giacomelli, attraverso il contatto con una persona e la stima che si ha per una persona. Ecco, a me è successa una cosa simile. Io ho studiato a Roma, alla Sapienza, ho fatto la mia tesi di laurea con Guido Alfa, che è l'attuale presidente del Consiglio Nazionale Forense, però ancora lì non avevo maturato l'idea di studiare diritto privato. Anzi, devo dire che dopo la laurea ho avuto un momento di grossa crisi, perché non capivo cosa io avrei potuto fare di concreto e di buono nella mia vita con tutte le cose che avevo studiato in quei 4 anni. È stato un momento di grande riflessione dentro di me, e 2 cose che sono successe mi hanno aiutato poi a prendere delle decisioni: leggere un libro e incontrare una persona. Il libro che ho letto, che mi ha veramente fatto vedere le cose da un altro punto di vista, si intitola Il diritto civile nella legalità costituzionale di Berlingeri. E la persona che invece ho incontrato e che mi ha per la prima volta aperto gli occhi di fronte alla centralità della persona nel sistema giuridico è Stefano Rodotà, una persona con cui io poi ho lavorato per alcuni anni a Roma, prima poi di trasferirmi qui al nord quando ho vinto il dottorato. Questo libro e questa persona hanno aperto un percorso. Poi c'è stata la fase della maturazione, la fase della riflessione, in cui questa intuizione che la ricerca nel diritto privato poteva essere utile nella mia vita e nella vita delle altre persone è venuta proprio a maturazione. Sono stati appunto gli anni del dottorato in cui io mi sono occupato di un tema che sembra non avere niente a che fare con quello che poi ho studiato successivamente, ma che in effetti è un po' la premessa esperienziale di quello che dopo ho studiato, perché mi sono occupato del danno esistenziale, cioè mi sono occupato di quei casi in cui le persone, a seguito di un illecito, vedono modificata in peggio la loro vita. Ho letto tantissime sentenze e quindi ho letto tantissime storie di vite rovinate a causa dell'illecito che qualcun altro aveva perpetrato, e leggendo queste storie mi sono reso conto che il diritto ha insieme una funzione simbolica. Il dare risarcimento ad una persona che ha visto la sua vita rovinata significa innanzitutto testimoniargli che tutta la società non è indifferente a quello che gli è successo. Certo, non gli potrà ridare la salute, non gli potrà ridare la possibilità di fare certe cose, però la società testimonia la sua vicinanza a questa persona, e una persona vittima, tante volte anche di illeciti gravissimi che sconvolgono alla radice l'esistenza della persona, per quella persona questo è importante. E poi il diritto ha questa funzione di dirimere il conflitto, di cercare una soluzione all'interno del processo con la mediazione in senso ampio di questo soggetto terzo che è il magistrato. Allora, in questa fase della maturazione, leggendo queste storie, cercando di capire come il diritto poteva entrare nei diritti, nella tutela dei diritti delle persone, mi sono chiesto: ma il diritto può in qualche modo venire incontro alle persone senza potere? Si è parlato del diritto come strumento del potere, ma ci sono tante persone nella nostra società che per motivi più diversi sono persone senza potere. Sono persone cui diritti non si sposano integralmente con il loro essere pienamente cittadini nel nostro sistema. Ecco, il diritto privato che delle persone si occupa e dei rapporti con gli altri si occupa,
ma si occupa anche della tutela della realizzazione personale, di quello che Federico Costantini ha definito ciò che siamo come persone, me lo sono annotato. Ecco, il diritto privato è senza dubbio l'ambito che si candida ad essere più sensibile verso quelli che io chiamo i gruppi socialmente esclusi. E in questa fase della maturazione ho capito che si potevano fare due cose. Potevo utilizzare il mio sapere teorico per andare incontro alle domande di giustizia di un gruppo socialmente escluso e nello stesso tempo si poteva fare ricerca per entrare in contatto con altre realtà, anche a livello europeo, in cui questi studi da più anni vengono condotti. Il gruppo socialmente escluso di cui parlo è in genere indicato con una sigla e io vi dico, e non so se molti di voi probabilmente la conoscono, questa sigla è LGBTI e è una sigla un po' complessa. Mi ricordo la prima volta che l'ho detto in consiglio di dipartimento, sono rimasti tutti un po' esterrefatti perché non si capiva di cosa si stava parlando. Insomma, qualcuno ha fatto anche qualche battuta poco gradevole, devo dire, ma insomma, vabbè, si faceva per ridere, diciamo così. Ecco, questo acronimo significa lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali. Ecco, questo è il gruppo socialmente escluso di cui io mi sono occupato e per il quale, dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico, anche come avvocato, ho cominciato quello che ho indicato lì al terzo punto della scaletta, che si chiama lotta per i diritti, che se vogliamo utilizzare un termine più alla pace, di stampo anglofono, si chiama post-lawyering. Cioè abbiamo cercato di capire come delle intuizioni di carattere teorico si potessero tradurre in cause, in domande di giustizia per poter entrare all'interno dei tribunali. Questo ha portato a dei risultati concreti nella vita di queste persone. In 7-8 anni quello che abbiamo fatto attraverso il post-lawyering ha consentito al nostro paese di fare dei passi in avanti enormi che negli ultimi 20 anni non era stato possibile fare altrimenti. Questo ha proiettato il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine a un primato sotto questo profilo dal punto di vista nazionale. E con Silvia Bolognini abbiamo avuto il privilegio anche di coordinare come Ateneo un progetto di ricerca comunitario che ci ha fatto soffrire e penare sotto tanti aspetti, ma che è veramente stata una sfida anche per il nostro Ateneo, perché forse la prima volta il nostro Ateneo è stato una cofila di un progetto europeo che insomma era ambizioso e che ha avuto dei risultati, tra cui questo sito che è attualmente ancora in funzione per chi lo volesse consultare, una banca dati sia di giurisprudenza sia di bibliografica sui temi che riguardano le persone LGBT. Poi c'è un'ultima cosa che voglio dire prima di chiudere, richiamando la vostra attenzione su quella immagine che sta in alto alla vostra destra di quella slide. Come vedete c'è una scritta centrale, IRIS, che è il nome di questa associazione, poi tutto intorno alla figura c'è scritto Università degli Studi di Udine, in latino, perché insomma, per dare un senso di solennità, diciamo, alla cosa. Ecco, questa immagine io l'ho scelta perché tutto quello di cui vi ho parlato ha anche dei riflessi nell'ambito della vita intra-accademica, diciamo così, perché noi siamo ricercatori, ma siamo anche professori, e questo ci pone, ma proprio ci dà una grande responsabilità sul piano umano innanzitutto, perché come si diceva, la nostra scelta di fare ricerca passa anche attraverso l'incontro con una persona. Ecco, con i miei studenti c'è stato questo incontro, in particolare con una studentessa che stasera sta qua, che è Sara, e il giorno viene da me e dice: senta, ma io ce l'avevo di lei ancora quella volta, dice: senta, ma io ho intenzione di occuparmi di queste cose perché sento la necessità come studentessa, ma anche per la mia sensibilità umana, di occuparmi di queste cose. Cosa possiamo fare per questo? È concretamente diventato questa associazione di studenti del nostro Ateneo che per la prima volta in maniera espressa si occupa degli studenti, delle studentesse che sono omosessuali, che sono transessuali nel nostro Ateneo. Questo è un grande passo in avanti perché vuol dire che
determinate ricerche sul piano teorico si sono trasferite in una esperienza di vita e di miglioramento della qualità della vita anche all'interno dell'Ateneo, nel nostro Ateneo. Grazie, adesso abbiamo organizzato un po' di tempo più di quanto ci eravamo previsto, ma era ampiamente previsto che fosse così sostanzialmente. Io comunque, come dire, prima di concludere una parola, intanto vi dico questo, se qualcuno di voi ha voglia di rivolgere delle domande, lo faccia, ci pensi in questi 5 secondi in cui dico due parole finali, perché sarebbe una cosa comunque piacevole e importante, anche se mi rendo conto che è difficile fare domande di fronte a esposizioni che hanno punti di vista diversi, che erano autonome, volontariamente impattare sulla realtà. Però se mi permettete, la mia sensazione è che quello che unisce un po' tutte le presentazioni è la passione con cui viene affrontata questa ricerca, questa cosa strana di cui eravamo qui oggi a parlare. Cioè, mi pare che tutti quelli che hanno parlato hanno dimostrato con la volontà di esplicitare, di far comprendere quelli che sono i loro punti di vista, che forse dietro a questa attività della ricerca, questa volontà di continuare a scavare nella realtà ad infinito, perché l'umanità andrà avanti, per fortuna si spera, sempre con questo afflato, ecco, mi pare che questa sia la cosa che unisce. Io una domanda ce l'ho e poi chiederò a voi se ne avete qualcun'altra. La domanda la rivolgo a tutti, chi vuole rispondere risponda. Perché un ragazzo, una ragazza giovane dovrebbe oggi affacciarsi all'Università di Udine, avvicinarsi al Dipartimento di Scienze Giuridiche, aver voglia di studiare dentro questo contesto e perché no, visto che parliamo di ricerca, di arrivare un giorno a fare della ricerca in questi campi? Vediamo se c'è qualcuno che... Li ho fregati, non li avevo detto prima che facevo questa domanda. C'è qualcuno di voi che vuole rispondere brevemente? Francesco? Marco. 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 Perché si è giudicati dai docenti, dai superiori, e il giudizio può non essere positivo e non è detto che il giudizio positivo o non positivo non sia dovuto anche a altre ragioni. C'è una tendenza nella ricerca ad uniformarsi nelle idee a coloro che poi ti giudicheranno e quindi devi stare attento ad andare contro chi poi ti giudicherà. C'è una tendenza al conformismo, questo è un grave limite della ricerca, perché ti limita. Allora tu devi trarre dentro di te le ragioni per cui sostieni delle idee. E questo vuol dire che ti deve piacere da mantenere. Io credo che sia questa la molla fondamentale. Perché altrimenti delusioni all'interno dello stesso ce ne sono tante. Però questa ti può aiutare a realizzare quantomeno te stesso, a prescindere poi dalla carriera. Grazie. Allora, c'è qualcuno di voi che vuole dire qualche cosa? Sì, prego, vuole il microfono, come facciamo? Non siamo organi burli, grazie. Purtroppo potrei vedendo tutti. Sono Giacomo De Ferro del CIGE Friuli, ringrazio anche Francesco per la presentazione e accolgo sicuramente la possibilità di collaborazione, siamo sempre aperti a tutto. La domanda che volevo fare è questa. È molto bello, soprattutto per quello che riguarda più noi, mi riferisco un po' al discorso fatto da Pilotta, ma in generale, perché i riferimenti ne sono di tanti, è molto bello vedere questa voglia di ricerca che avete espresso in questa conferenza. Non vi sentite però un po' sfruttati in questo, per esempio, da un mondo politico latitante? Cioè, spesso vedo che la politica sembra buttar lì, a volte o non fa leggi o le fa, aspettando che tanto poi a colpi di magari sentenze poi verrà sistemata, oppure spesso mancanze totali della politica vengono poi corrette da quelle che sono sentenze. Questo a noi fa molto comodo, però è anche un po' ingiusto. Cioè, credo che su questa vostra ricerca pesino delle aspettative sempre più grandi da parte della società, che credo che possano anche pesare in certi momenti. Cioè, forse bisognerebbe tornare, non che dovete smettere di fare ricerca, anzi dovete aumentarla a farla,
la sensazione che a volte più che venirvi riconosciuta vi viene un po' sfruttati in questo, sembra quasi che una parte della vostra ricerca debba per forza sfociare poi a riempire quel vuoto che la politica spesso lascia lì anche in maniera popolare. Allora io mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché c'è il codice penale, certe cose non le posso dire in pubblico anche se condivido. Se vuole rispondere, collega Girotto, aspettate perché c'è una complessità. No, io non ho la pretesa di dare una risposta completa, io non mi sentirei per parte mia sfruttato dalla politica, nel senso che credo che rientri in una specie di, diciamo, di etica del giurista perseguire un determinato obiettivo di ricerca con onestà intellettuale, ancorché i risultati della ricerca possano essere utilizzati in un certo modo. Faccio un esempio che riguarda appunto anche la mia materia. Si discute di decadenza dalla carica di parlamentare, non occorre dire di chi. L'altro giorno leggo un intervento di un costituzionalista che non può essere assolutamente sospettato di simpatie, anzi deve essere decisamente sospettato di antipatia nei confronti dell'interessato, però ha fatto un intervento che a me sembra condivisibile, cioè ha detto: io non capisco quelli che dicono non dobbiamo porci il problema, nel caso era se la giunta della situazione procedere possa rivolgersi alla Corte Costituzionale, la faccio semplice, perché si sa benissimo che è un tentativo di perdere tempo. Sì, ma questo non è un ragionamento da giurista, cioè il giurista si pone il problema, lo affronta, non lo affronta proprio nei casi, direi, di scuola in cui lo ritenga assolutamente inconcepibile, assolutamente pretestuoso, nel caso posso dire che non è in senso assoluto, è ben consapevole dell'uso strumentale che si può fare di questo, ma non per questo uno rinuncia a essere giurista e quindi a operare con i metodi della scienza giuridica. Non so se ho dato una risposta in questo senso. Quando siamo studenti a giurisprudenza ci crescono con questa massima: il legislatore può cancellare intere biblioteche. Allora, uno che cresce con questa consapevolezza, cioè che tutta la ricerca che fa magari per tutta la vita possa essere cancellata dall'oggi al domani dalla penna del legislatore, cioè se noi pensassimo solo a questo, cioè ci dovremmo proprio, non dovremmo neanche cominciare questo lavoro, no? Per cui non solo noi non ci sentiamo sfruttati, ma in qualche modo prendiamo atto che il legislatore, attraverso poi l'opera dei partiti e comunque dei rappresentanti eletti in Parlamento, possa mettere in discussione anche in maniera totalmente radicale le cose che facciamo. Però questo, per paradosso, è un ambito di opportunità di ricerca piuttosto che un limite della ricerca, perché quello che noi facciamo, voglio tradurre questi termini, quello che diceva ora Dimitri Girotto, noi siamo degli intellettuali sostanzialmente, che forti di argomentazioni che si basano su un principio di non contraddizione, come si diceva prima, cercano di riflettere anche criticamente, anche fortemente critica, nei confronti di alcune scelte legislative o di prospettive di riforma legislativa. Sempre per rimanere nei temi di cui mi occupo, quello che succede in questi giorni in materia di legge contro l'omofobia e la transfobia, pone chi fa ricerca giuridica in una condizione di grande responsabilità, perché ha bisogno di apportare al dibattito pubblico in maniera intellettualmente onesta il più possibile delle argomentazioni a favore o contro, al fine di migliorare e con l'ottica di rendere la vita delle persone migliore possibile, perché poi alla fine il diritto a questo deve servire a risolvere i problemi delle persone. Il diritto buono è quello che serve concretamente a risolvere i problemi delle persone. Quindi non sfruttati, anzi in questo contesto, in una situazione di grande opportunità di ricerca, di riflessione e di partecipazione al dibattito pubblico in questa riflessione.
Poi che ci sia anche un meccanismo delle aule di giustizia, quello fa parte di una struttura di uno Stato democratico. Io non riesco, neanche se mi sforzo, a pensare all'intervento di un magistrato, men che meno della Corte Costituzionale, che sia in qualche modo messo in contrapposizione, ho visto come un limite all'agire del legislatore. Il legislatore non può fare quello che gli pare, tanto per cominciare, perché finché esiste una Costituzione rigida, come è nel nostro Paese, c'è un organo che è la Corte Costituzionale che si occupa di verificare se quei limiti al legislatore, che il legislatore ha, siano stati oltrepassati oppure no. Per fare questo, almeno nel nostro sistema, c'è bisogno di entrare in un'aula di giustizia, c'è bisogno che un giudice sollevi la questione davanti alla Corte Costituzionale, c'è bisogno che la Corte Costituzionale si esprima. Quindi non è un qualcosa di fatto in contrapposizione al legislatore, non è qualcosa di antidemocratico, anzi, dal mio punto di vista, è proprio il coronamento di un sistema democratico. Grazie mille. Non commento, non prendo il vostro tempo. Ci sono altre domande? Prego. Sì, io ho una considerazione che poi si traduce in una domanda. La considerazione è che penso che di tutte le facoltà o dipartimenti dell'università, i giuristi insieme ad altri ricercatori in scienze umane sono gli unici che si trovano nella condizione di dover spiegare che la loro ricerca serve. Cioè, un ingegnere arriva qua e dice: guardate, questo è l'aeroplano che ho costruito, un chimico dice: ho scoperto questa molecola. Invece i giuristi si trovano nella situazione di dover dire innanzitutto: guardate, lo stipendio me lo sto guadagnando, quindi non sto rubando soldi a nessuno. E penso che nasca dal fatto che i cambiamenti che nascono dall'attività dei ricercatori in generale nelle scienze umane sono cambiamenti che vengono instillati nella società, non sono qualcosa di eclatante, un'opera, un qualcosa che si vede. E diciamo, da questa considerazione, che credo sia condivisa in base a quello che ho sentito, in base al fatto che tutti hanno cercato un po' di giustificare la loro attività, parto invece con la domanda che è, consigliereste a uno studente, e qua sono in pieno conflitto di interessi perché sono in area tesi e quindi devo capire anch'io cosa voglio fare della mia vita, consigliereste di intraprendere invece questa carriera? Perché più o meno per la carriera delle professioni abbiamo visto che dal primo giorno c'è abbastanza un sentimento di non è il caso, è difficilissimo, eccetera eccetera. Invece per l'attività di ricerca, da fratelli, genitori, a seconda della fascia di età, consigliereste questo a uno studente che si avvia verso la fine? Anche questa è una cosa che è meglio che non rispondere io. Prego. Allora, senta, i tempi sono difficili, credo che nessuno possa dare garanzie su nulla. Però è anche vero che una carriera universitaria si costruisce in molti anni, quindi è possibilissimo che tra 10 anni le cose siano diverse da come sono attualmente, e tra 10 anni potrebbe proprio essere il momento in cui lei può aspirare ad un posto da strutturato universitario. Io ho diversi nipoti, i miei studenti lo sanno, ogni tanto racconto la lezione delle loro malefatte. Allora, due hanno cominciato la quinta superiore in questi giorni, l'anno prossimo dovranno scegliere l'università. I miei fratelli mi dicono: tu che cosa dici? Ma io dico che la scelta deve essere fatta sulla passione, perché noi non possiamo sapere tra 6-7 anni il mercato che cosa richiederà. Un conto è adesso, un conto è quando i miei nipoti saranno laureati, i miei nipoti anche 10-15 anni, che 6-7 anni. È assurdo fare una scelta su ciò che il mercato può richiedere in questo momento, perché non è questo il momento nel quale voi entrate nel mondo del lavoro, e ancora meno nel momento in cui c'entrano i miei nipoti. Quindi, secondo me, la scelta deve essere fatta sulla passione, e se vi è passione, questo è sicuramente il lavoro più bello del mondo, perché per la libertà che lascia, per il fatto che si passa tutta la vita in mezzo ai giovani. Noi a 70 anni, se saremo ancora qui, non saremo già andati da qualche altra parte, cominceremo a fare lezione con i 19enni, no? Cioè, io devo guardare la carta di età per pensare che invecchio, perché tutti gli anni io riparto ai 19enni, quindi mi rapporto con gente che è sempre la stessa età, no?
Quindi passando alle prime tre zone abbiamo la più ampia libertà nella ricerca, che è la libertà anche nell'uso del tempo, siamo molto liberi, e tutta la vita possiamo leggere, studiare, scrivere su ciò che ci interessa, e possiamo tante volte anche avere la possibilità di scrivere su mezzi di informazione nazionali importanti o per case editrici che possono portare il nostro pensiero in Italia e anche all'estero, e questo non è dato a tutti, quindi se c'è la passione secondo me è da fare. Bene, grazie. Io a questo punto saluterei, perché noi abbiamo anche l'obbligo di lasciare gli spazi agli altri, di lasciare che la manifestazione continui. Condivido pienamente quello che ha detto il collega. Naturalmente non si può nascondere che in questo momento in Italia, come dire, non è senz'altro il momento nel quale c'è la maggiore apertura, disponibilità economica, disponibilità di vario genere, purtroppo, per supportare questa tipologia di carriere, e questo credo che vada detto per correttezza e per essere sinceri, l'osservazione da lì dentro del sistema. Io vi chiederei, se ne avete voglia, un breve applauso per i colleghi. Con questo...